Siamo qui con Massimo Melchiorri, autore delle opere esposte in questa meravigliosa mostra. L'amore è in tutto. Perché questo nome, Massimo? L'amore in tutto perché parte dall'idea della circolarità dell'energia attrattiva espressa e sia in Giordano Bruno, nell'opera di Giordano Bruno, e anche nel film che è stato poi fatto per questo evento qua. E l'amore come attrazione è anche il sinonimo di energia cosmica come attrazione del tutto. Senti, chi è Massimo Melchiorri? Massimo Melchiorri sono un artista, sono una persona che ama l'arte e che ama sperimentarsi sempre e cerca gli stimoli, come in questo caso la chiamata del film su Giordano Bruno, per potersi mettere in gioco e per poter creare cose belle, divertenti e che mi mettano a dura prova e che mi diano la possibilità di creare un viaggio, un percorso entusiasmante. Questi gesuiti, questi domenicani, dovrei dire che 2 per 2 fa 5 perché a poco avere così, no, no, o magari 3 perché ritenete sia più utile. Potrei urlare sempre dalla rabbia, ma com'è la verità? Qual è la verità? Allora, che correlazione c'è fra queste opere e il film di Mauro Allegrini, L'ultima notte di Giordano Bruno, un'intervista possibile? La relazione è una fusione, un rapporto tra la sceneggiatura iniziale e queste che sono delle scenografie per il film, che compaiono uno spot nel film, sottolineando, colorando, dando una connotazione altra, oltre quella attoriale, dell'opera stessa cinematografica, quindi dell'ultima notte di Giordano Bruno. Siamo con Teresa. Teresa, questa location è fantastica. Dove ci troviamo? Allora, questo edificio è molto particolare, è storico perché risale agli inizi del Novecento e apparteneva alle sorelle Boldrini, che furono 3 sorelle di Cerretto d'Essi, di una famiglia molto nobile. E la casa è stata anche la sede del primo sindaco di Cerretto d'Essi, quindi anche questa particolarità. E proprio in questo luogo così particolare abbiamo deciso di aprire un centro culturale, Piazza Lippera 9 si chiama, che fosse un luogo di dialogo e di incontro e in cui potessero incontrarsi tutte le varie forme di cultura, per dare proprio uno spazio a Cerretto d'Essi, che era uno spazio che mancava comunque in questa città, uno spazio in cui poter esporre delle opere, fare degli incontri come quello di questa sera, l'incontro con l'autore, con Massimo Melchiorri e Mauro Allegrini, e insomma ridare un pochino vita, un pochino sensibilizzare le persone all'aspetto culturale che è fondamentale per la rinascita di un paese.